Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come potete vedere, questo qui sarà un video spacchettamento perché mi è appena arrivato il pacco da Passione Unghie. Quindi lo voglio aprire insieme a voi. Lo so già cosa c'è dentro, però ci tengo a farvi vedere cosa ho comprato. Vi dico già che qua dentro c'è tipo 102 € di roba. Sì, mi sono data la pazza gioia con questi sconti, e anche per colpa degli sconti ci ha messo un bel po' ad arrivare. Ho fatto l'ordine il 4 settembre, doveva arrivarmi ieri, che era il 14. Ovviamente si sono scusati per il ritardo, ma per una questione di 10 minuti il corriere non mi ha trovato in casa, nemmeno mi ha telefonato. Poi vabbè, è GLS che spedisce. Ditemi quello che volete, io con questo corriere proprio non mi trovo. Vi faccio vedere cosa ho preso. Apriamolo subito. Non c'è la scritta. Di solito ho visto agli altri che c'è la scritta qua sul cartone. Me l'ha impacchettato Anna. Eccolo qua, grazie. Appunto, a settembre ci sono un sacco di sconti, quindi molti pacchi sono in ritardo con la spedizione. Vi ho detto, si sono scusati e quindi vabbè, non importa, dai, cioè non è che sono cose urgenti, questa è la loro cartolina. Ecco, allora, questo è il loro omaggio. Lo apriamo subito. Cosa c'è? Ah, che belli dei glitter celesti, mi mancavano. Molto belli. Allora, questo qui dovrebbe essere il kit. No, non so se. Sì, questo. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere il kit per l'acrygel. Io vi ho già detto che faccio il semipermanente da autodidatta, però non lo so, visto su TikTok comunque che va tanto l'acrygel, per imparare giusto ma su di me, volevo prendere dei kit su Amazon, ma su Amazon c'è il Polygel. Non credo che sia la stessa cosa, acrygel, polygel. Quindi con 45 euro e diciamo c'è tutto, ho preferito prendere quello di Passione Unghie, visto che il kit per il semipermanente l'ho preso qua e lo sto utilizzando tuttora, mi trovo strabene. Questo pennello, che da una parte c'è il pennello e dall'altra c'è la spatolina. Questa è la spatolina e dall'altro c'è il pennello, per stendere appunto l'acrygel. Scusate le unghie, ma devo rifare il semipermanente. Ecco, questo è il kit smart. Sono i tubetti da, mi pare, 30 ml. Non mi ricordo, sì, 30 ml. Ci sono tutti i colori. Secondo me tutto un attimo. Allora, ecco qua tutto il kit che era qui dentro, che prima è caduto. Allora, vi dicevo, questo è il Cover Natural Clear, sì, scusate la pronuncia, sta in una mano, ma secondo me appunto è da 30 ml, secondo me va bene. Poi ci sono le confezioni più grandi, cioè come kit io direi che va più che bene. Soft white e poi il cover baby pink, però non ci sono le istruzioni. Io mi aspettavo di trovare le istruzioni, però sul sito ci sono le istruzioni, quindi spero di non fare danni. A questo è la soluzione per lavorare l'acrygel. Questa è una bottiglia grande, è da 100 ml, 110 ml.
Io ho già il bicchierino per mettere la questa qua, la soluzione. Poi vediamo che altro ho preso. Ho speso 100 euro, cioè solo questo costa 45. Poi tutto il resto sono smalti che ho preso, perché ci sono degli smalti a 2,99 e a 3,99. Ho fatto un po' di scorta. Poi vabbè, ho preso ancora delle cose per l'acrigel. Queste sono le dual form. Ecco come si apre, queste qui. Queste sono, e ci sono anche le misure, sono un po' sparpagliate ma non riuscivo ad aprirlo. E queste sono, mi dicevo, avevo un kit preso su Amazon ma non sono mai riuscita ad utilizzarlo. Questo che spero che questa volta vada meglio. Ecco, poi ho preso delle cartine che spero che vadano bene anche per semi permanente, visto che ho la base HD Fiber, che quella serve anche per fare dei piccoli allungamenti. Queste le ho prese perché hanno i taglietti qua, e dato che io ancora non le so mettere bene, lo so che mi ci vuole un corso, spero di farlo prima o poi. Questo dovrebbe essere molto più facile e intuitivo da applicare sulle unghie, non lo so. Poi ho preso questa lima, questa è da 100-180, però ho la stessa lima così da 180-240 che ho trovato nel kit per il semi permanente. Devo dire che mi piace tantissimo. Questa mi pare che è lavabile, la puoi disinfettare, ce l'ho ancora intatta, mentre quelle là che costano, che si trovano anche qua su Passione Unghie, che costano anche 50 centesimi, dopo un po' si rompono. Mentre questa ce l'ho da gennaio, il kit, e ce l'ho ancora, è perfetta. E questo, no, oddio, che è successo? Questo è il primer, speriamo che non si sia rotto. Questo è il primer, che questo è il primer acido, mentre il binder è il primer non acido. L'ho preso appunto per, non è che si è aperto, no, e l'ho preso appunto per l'acrigel. Volevo prendere la penna perché c'è, oddio, ma si è aperto, no, no, forse è proprio il pagaggino così, sì. Volevo prendere la penna che magari è più comoda, ma cioè, costa 5 euro la penna, questa costa mi pare 7 euro, tanto vale, prendo proprio tutto il prodotto che ce n'è di più, mentre nella penna c'erano 5 ml, ma era proprio piccolo. Poi questi sono tutti i colori che ho preso. E mi sono data davvero la pazza gioia. Li apro tutti e vi faccio vedere. Non vi ho fatto vedere. Mi sembrava strano che erano 10 le scatoline. Però tra queste scatoline c'era il questo qui, l'olio per le cuticole, che era in offerta a 3,45 euro. Non mi ricordo. Cioè, allora, questi sono tutti i colori, vi ho detto. Sono in offerta dai 2,99 euro ai 4,50 euro. Ai 4 euro, 3,99. Cioè, volevo prendere solo due cose, il bianco e il nero, però cioè, ho visto tutti questi, ho detto dai, li prendo. Poi anche spinta dal gruppo sul semipermanente di Facebook, ho detto dai, li prendo anch'io. Allora vi faccio vedere più nel dettaglio. Questo è il nero, vedere meglio. Poi questo è Titanic, è molto bello, un blu molto bello con tutti i glitter, micro glitter. Poi questo è Ray-Ban Star, cioè tutto pieno di glitter, cioè troppo bello, wow. Poi questo è Istanbul, che l'ho preso solo per il nome,
ovviamente, è un color khaki, cioè molto bello. Poi questo è Twilight, molto molto bello, adatto proprio per le stagioni autunnali e invernali. Questo poi è White, che è un bianco, proprio bianco, che lo volevo proprio. Poi questo è Cielo Flash, non mi piacciono a me i glitter, no, per niente proprio. Bellissimo questo colore. Poi questo è Pink, questo è Pink Fluo Cat Eyes. Io ce l'ho già i Cat Eyes di Burt Pretty, però oddio, dato che era in offerta queste colorazioni un po' forti, l'ho voluto provare. Poi questo è Fenty Red, anche questo è pieno di glitter, cioè, bellissimo. Ah, è uscito di fuori. Ed ecco, questo è il mio ordine, mega ordine, perché non ho fatto mai un ordine così tanto bello pieno di passione anche, appunto. Mi sono data un po' la passaggiata, però mo basta, anche perché poi sto aspettando anche altre cose da Burt Pretty. Insomma, piano piano mi sto facendo piena di smalti. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, magari vi può essere utile anche per i semi permanenti. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!